Radio Radicale, siamo col senatore Quagliariello dopo l'intervento di Mario Draghi qui al Senato. Insomma, Draghi si è dimostrato disponibile, adesso la risposta la devono dare le forze politiche, i gruppi parlamentari. La daranno? Draghi si è messo, si direbbe, a parte civile, cioè, ha recepito gli appelli che gli sono venuti dal Paese, non ha concesso nulla ai partiti e ha rilanciato la palla dall'altra parte. Ora io credo che chi si vuole sfilare si trovi in una situazione di grande difficoltà e tutto sommato comunque il discorso è un discorso che dovrebbe portare fino al voto di fiducia. E sono convinto. Quindi lui non va al Quirinale? Ma ora io non sono Draghi. Certo. Dal discorso si arguisce che lui arrivi fino al voto di fiducia, perché più che a parlare ai partiti ha parlato agli italiani. E ha detto: io ho dato agli italiani che l'hanno chiesto le mie risposte, ora aspetto le risposte che darete voi. Devo dire che è stato un discorso duro, non sferzante, ma duro, non ha concesso niente però insomma il dibattito in questi giorni è stato così povero che questo discorso è sembrato quasi il discorso di Churchill al Parlamento britannico nell'ora più buia. Ora ovviamente è una metafora per dire che comunque insomma siamo tornati, diciamo, a parlare a livello dello Stato e non, diciamo così, delle piccolezze della quotidianità. Se il Movimento 5 Stelle si sfila, si va al voto? Io non credo che questo discorso conceda un potere di veto a qualcuno. Io credo che questo discorso è un discorso che misura la fiducia e quindi la possibilità di andare avanti. Se ci saranno le forze perché il governo vada avanti senza affanni, con questo discorso si è obbligati ad andare avanti. Cioè, non si può dire queste sono le esigenze, ecco, in un'ora durissima, e poi però il potere di veto lo do a Giuseppe Conte. No, questo certo, francamente è un ossimoro. Senta, chi ha sbagliato ieri mattina per l'incontro tra Draghi e Letta? E poi insomma questo ha messo in forse tante cose? Francamente, ora decidiamo a che livello discutere. Ora, secondo me probabilmente c'è stata una leggerezza da una parte e dall'altra, ma stiamo discutendo di guerra, pandemia, crisi energetica, inflazione, decreto aiuti, esercizio provvisorio. Certo. Oppure stiamo discutendo insomma di vuoi più bene a mamma o a papà? Cioè, insomma, mettiamoci d'accordo. Cioè, francamente non mi sono posto il problema nemmeno per un minuto. Cioè, certamente è stata una sgrammaticatura, ma insomma abbiamo insomma compiti ben più importanti che mettere al centro del dibattito cose di questo tipo. Senta, quando ha saputo che Conte ha avuto un'intossicazione ha pensato che la crisi gli fosse andata di traverso? Beh, insomma, questa è una interpretazione. È una bella battuta, però al di là. Certo, però il corpo risponde in un momento di difficoltà. Sì, devo dire, insomma, è anche vero, ora, al di là delle battute, che in questi momenti si fa una vita particolarmente. Ecco, sì, insomma, si potrebbe dire in un altro modo, cioè particolarmente dura. Comunque, ecco, sotto questo aspetto, auguri di pronta guarigione a una persona che politicamente non apprezzo, apprezzato ancora di meno,
però insomma, ovviamente innanzitutto agli avversari, la salute prima di tutto. Bene, grazie a Gaetano Quagliariello.